disse un giorno alla formica, il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino, aspetta la vendetta. Anche se c'è il paradosso che c'è il presidente della provincia di Bolzano che guadagna più del presidente degli Stati Uniti. Okay? E quindi non è solo giù in Terronia che sprecano i soldi, anche se... Però pagateli un po' meglio, anche se sono tutti sottopagati. No, 25.000 euro al mese. Non è della provincia questo di Roma. Questo gentiluomo di Bolzano, per governare la provincia di Bolzano, prende 25.000 euro al mese. Dovremmo provare a fare il cambio. Mi ha detto, Zingarelli, che ogni vostro... deputato europeo prende 25.000, quindi vuole, è pagato molto di più di tutti gli altri. Rivolta fiscale vuol dire stufo, non voglio pagare le tasse perché voi le sprecate, ok? Le sprecate. E qui è molto interessante che non bisogna neanche invocare discorsi di corruzione o di furto, perché i salari dei vostri, dei governanti sono così enormi. In Houston, Texas, un sindaco, 13 consiglieri, 3 milioni di abitanti. Lutwak, però Molise, 300.000 sì. Hanno aspettate, insieme i salari dei consiglieri dei parlamenti regionali come Sicilia, dei comunali, i presidenti, tutti questi salari messi insieme, tu vedi un'oppressione fiscale enorme sugli italiani che causa allora il divario. E no, qui i vostri operai sono pagati malissimo, perché quando un governo prende soldi, diciamo, da te, da darli a me, che sono povero, questo è un washout, è uguale nell'economia. Ma se il costo di prendere i soldi da te e darli da me è così enorme come in Italia, questa è l'oppressione fiscale.